Senta, signor Simenon, potremmo continuare la discussione nella sua libreria? Sì, 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 se perché le fa piacere. Ho anche una certa curiosità di vedere i suoi libri. Sì, volentieri. Non le dispiace, sì, certo, andiamo, l'accompagno. Anzi, vedrà le mie vecchie edizioni. Lei sa che prima di scrivere Maigret ho scritto molti romanzi popolari, più di 300. Popolari? Sì, più di 300 romanzi popolari. E questi romanzi popolari... Come tanti scrittori. Sì, certo. Tutti abbiamo scritto dei romanzi popolari per fare la mano al mestiere, sa. Certo non erano granché, ma glieli mostrerò lo stesso. Andiamo a vedere, la prego. Grazie. Sa, però... Arrivare al giorno del successo per me non è stato un fatto così rapido come per un premio Goncourt o come per un altro qualsiasi premio letterario. È stata una cosa lenta, in fondo, e quello che c'è in questa stanza glielo dimostra. È una stanza che non mi è familiare, sa, dove di solito non vengo mai, non so neppure come i libri siano ordinati. Ma, insomma, le darà un'idea del modo... nel quale si è svolta la mia carriera. C'è stato dapprima un romanzo, cioè il Ponte degli Archi, eccolo qui per terra. È rimasta solo questa copia, il primo romanzo che ho scritto all'età di 16 anni. E che è stato illustrato dai suoi amici, vero? Sì, sì, da tutti i miei amici di allora. Beh, vede, questa è acqua passata, direi. È stato tirato in 2000 copie, ma restò la macchia e ripeto, non ho che questa copia qui. Oh, poi... È il primo? Sì, il primo, questo. Il primo romanzo del periodo dell'oscurità. Sì, dunque, diremmo. I romanzi popolari credo che li abbiano sistemati là. Adesso glieli mostrerò. Aspetti che prendo la scala. Attento. E gliene faccio vedere due o tre. Sono del periodo artigianale, nel quale imparavo il mestiere scrivendo romanzi popolari. Ecco, eccone qui qualcuno. Ce ne sono di ogni genere, sai. Ecco qua, per esempio, I cuori perduti. Sì, questo era molto, molto sentimentale. Erano romanzi... Le lacrime. Ecco qua, La fidanzata del diavolo, di George Sim. E ce ne sono altri di George Sim. Ecco, un titolo magnifico questo, Dolorosa. Già, Dolorosa, sì. Per far piangere le domestiche, le ragazze. Ma sì, ma questi ce n'erano per vecchi signori, vedi, Il signore libidinoso, tutto diverso. Un genere pericoloso. E ce n'erano altri come Essere appassionato, vedi, questo è un altro genere. Ce n'erano anche per ragazzi, sa. Ecco qua, Il nano delle cascate, sì, e poi ancora I pirati del Pacifico, Il timoniere Guercio, eccetera, eccetera. Tutto questo era del tempo in cui stavo imparando il mestiere. Io limavo, imparavo a limare il periodo, ero, insomma, mettevo a punto i ferri. Mi scusi, signor Simenon, ho qui una lista dei suoi pseudonimi. Aramis, Christian, sì, Brill, sì. Germain d'Antibes, questo, sì, è di origine, sì, marinara, giusto, sì. Luc, sì, d'Orsan, sì, Luc aristocratico, sì. Georges Guéry, ecco, Gongut, sì. Gongut, sì. Georges Martin, sì. Georges Sim, sì. Jean Dupéry, Jean Dupéry. Maurice Pertuis, sì. E poi Poum et Zec. Ah, Poum et Zec. Plic et Ploc, sì, Plic et è Ploc, un po' come, sì, vedere cinema muto. Tutti i pseudonimi per i miei racconti, per le novelle, delle cose Jean così. Jean Sandor, Gaston Vialy, sì, ce ne sono, sì, altri? Sì, perché capitava che con lo stesso editore dovevano uscire 4 romanzi nello stesso mese e allora era necessario firmarli con nomi diversi, altrimenti si sarebbe detto che quell'editore aveva un solo scrittore. Scrivevo anche a puntate in parecchi giornali. Mi succedeva di scrivere 6 racconti in una settimana e così occorrevano delle firme diverse. Tutti quei nomi lì sono pseudonimi che io usavo... Una grande di pseudonimi? No, no, era solo... Come una fabbrica? Sa, era molto facile, ma era una maniera di imparare il mio mestiere. Ci sono quelli che scrivono poesie quando hanno 20 anni e guadagnano da vivere lavorando in banca. Io invece ho preferito imparare il mio mestiere scrivendo, scrivendo, scrivendo. Magari le cose più ordinarie e le più semplici, ma scrivere, scrivere, scrivere. E così, eccolo qua, quello che io chiamo il mio buco o la mia tana. Sa, gli uomini in fondo sono un po' come gli animali, eh? A loro piace avere un angolino dove si sentono al riparo nel loro fiato, nel loro odore. E così, questo è il mio angolo, il più stretto possibile proprio per starci ben caldo, ma che in fondo ha anche delle finestre da una parte e dall'altra da dove posso guardare i miei ragazzi che giocano in giardino, eccetera. Ma è proprio qui che io passo la maggior parte del mio tempo, cioè tutto il tempo che passo a scrivere. Sì, lo chiamo anche la mia bottega, perché mi considero un artigiano e mi piacerebbe poter scrivere romanzi con i ferri anziché usare le matite o la macchina da scrivere. Mi piacerebbe limare, incidere. Bene, è un buco molto interessante, che è pieno di cose pregevoli, di mobili, di libri, di quadri.
pieno anche di segreti del mestiere, che a noi piacerebbe di conoscere, naturalmente con la sua complicità. Cioè? Per esempio, quelle matite là. Vabbè, quelle matite non è che le ho messe lì apposta per la televisione, no? Sono sempre lì, perché siccome scrivo la prima stesura dei miei romanzi a mano e con caratteri piccolissimi, bisogna che abbia 6 dozzine di matite per cominciare un romanzo, perché posso scrivere solo 4 righe in una calligrafia minuta come la mia. Ecco, ora le faccio vedere, forse si divertirà, ma vedrà, si renderà conto della ragione per la quale mi servono tante matite. Ecco, vede, guardi, i miei caratteri, vede, sono quasi microscopici. Scommetto che lei scrive anche le lettere con la matita. Oh, no, soltanto i romanzi, sì, solo i romanzi. Io li scrivo a matita, ma bisogna che quando stacco, dopo ogni capitolo, rifaccia la punta a tutte le matite. Servono una volta sola. E poi ribatto tutto a macchina, là, e poi alla fine rivedo tutto. Ecco, questo è un manoscritto copiato a macchina, il solito manoscritto di uno dei miei romanzi. Poi lo faccio rilegare e mia moglie... E quante matite pensa? Consuma? Beh, di media, per romanzo, in media? 5 o 6 dozzine circa per ogni romanzo. Perché quando diventano troppo corte, vede, ecco, qui, vede? Queste sono troppo corte. Non hanno più la lunghezza giusta, non si adattano più alla mano. È come un attrezzo con il manico troppo corto e io non ci posso più lavorare. Allora le conservo qua, ce ne sono centinaia qua dentro per i miei ragazzi. Quando gli serve una matita hanno qui delle ottime matite, anche se un po' più corte. E poi la macchina da scrivere. E poi la macchina da scrivere, sì, con la quale io lavoro generalmente ogni pomeriggio, sì. Ecco, anche questo è un ferro del mestiere che mi piace sentire bene, sentirmi proprio bene sotto le dita per lavorare bene, capisce? Perché in fondo io sono un artigiano, non sono mica un artista, io mi piace la parte materiale del mio lavoro, capisce quello che voglio dire? Sì. Non so, per esempio, temperarmi le matite, per me è importante quasi quanto scrivere. Mi ricordo che quando Harry Miller è venuto qui, lo scrittore americano, restò proprio sconcertato a vedermi temperare le matite tranquillamente, lentamente, come un meccanico che prepara i suoi... Vedo là dietro, in quell'angolo, tutta sì. La Pléiade. E questo mi suggerisce, mi spinge a porle qualche domanda sui rapporti con l'ambiente letterario, soprattutto francese, della cultura francese. Lei ha conosciuto molti scrittori, tra questi certamente, immagino, Mauriac, Gide. Sì, ne ho conosciuti, ma molto pochi in realtà. E voglio dire che ritengo che non abbiamo nulla da guadagnare noi scrittori a frequentare altri scrittori. Noi dobbiamo frequentare gente qualunque. Lo scrittore non è un uomo normale di solito, è già una specie di quintessenza, capisce? Ecco, per esempio, quando io parlo col sindaco del paese di qui, parlo dei problemi del paese e questo è interessante. Quando parlo con un fattore che mi parla delle sue mucche, questo è interessante. Ma quando sto con uno scrittore e mi parla di letteratura, questo non mi interessa. Dunque, il sindaco? Per lei è più interessante di Mauriac, se sì, ho capito ma bene. Sì, ma certo, ma non c'è dubbio. Anche un operaio che conosce il suo mestiere mi interessa perché mi insegna qualche cosa.